specie qui in studio con noi, oggi c'è il signor Pino Cinque Grani, rappresentante e portavoce del neonato Comitato Pro Sant'Ambrogio. Da cosa nasce questo comitato? Voglio, insomma, lasciare a lei la possibilità di spiegare, insomma, la motivazione di questo comitato, cioè per quale motivo è nato questo comitato e quali sono ovviamente le ragioni che muovono questa, fra virgolette, protesta contro qualcosa che è nato e che avete saputo, siete venuti a conoscenza della. Prego. Sì, proprio quella della conoscenza è uno degli argomenti, diciamo, che principalmente, diciamo, voglio subito iniziare proprio a parlare. Diciamo, io personalmente sono venuto a conoscenza di questa lottizzazione che riguarda, ricordo, 27 villette, almeno da quello che ci hanno detto, per 56 unità abitative. Sono venuto a conoscenza casualmente in una festa parlando con una signora che mi ricordava di, sai, dice, sta succedendo che c'è una lottizzazione in atto. Ho detto, caspita, c'è un'attizzazione, spero che il sindaco, i consiglieri di Sant'Ambrogio, un assessore delegato per la borgata possano sentire l'esigenza di parlarne con la borgata, perché mi sembra qualcosa di abbastanza grosso. E che casualmente trovavo il presidente del consiglio, il sindaco in questa festa, che era Guarneri, e subito mi sono allarmato e preoccupato. Ho fatto un giro di telefonate ad amici e persone che conoscevano questa situazione. E mi sono immediatamente preoccupato lanciando questo messaggio di costituire un comitato a salvaguardia di Sant'Ambrogio. Una premessa velocissima voglio farla pure io, nel senso di dire che a scanso dei crimini di situazione il comitato, il Pino Cinque Grane, non ha niente in contrario che il proprietario di questa autorizzazione possa costruire. Penso che sia un suo diritto, è naturale che possa esercitare questo suo diritto. Il problema è che esiste una borgata, che non si vuole dimenticare, che io in questi giorni ho detto che si è saputa mantenere, sta riuscendo ad avere un momento di gloria solo perché grazie, non me ne vogliono molti, all'indifferenza dei vecchi amministratori che hanno avuto nei confronti di questo posto. E si è conservato letteralmente a misura d'uomo, ha un'alta qualità di vita, è frequentata da turisti da tutte le parti del mondo. 118 tour operator di tutto il mondo sono venuti a Sant'Ambrogio per un convegno, non l'avranno scelto casualmente. È un borgo che si conserva ancora perfettamente proprio. 118 tour operator per fare un convegno sul turismo ecosostenibile. In tutto questo si viene a sapere questa situazione, ci allarmiamo, lasciamo stare come ci siamo stati etichettati, o quantomeno Pino Cinque Grani. Però dico, penso che sia una necessità assoluta da parte del sindaco, dei consiglieri comunali, di attenzionare particolarmente il borgo. Ripeto, premesso sempre quello che ho detto, desidero mettere a conoscenza del sindaco e di tutti gli altri quali sono le problematiche che noi altri portiamo realmente a fronte di questa situazione. Essenzialmente l'impatto ambientale, che non voglio considerare io, ci saranno, diciamo, le situazioni, hanno tutti i pareri a quanto pare, per cui diciamo, su questo diciamo, non sto adesso a dilungarmi molto più io, ma i problemi che essenzialmente viviamo noi altri ogni giorno e che voglio sottolineare sono quelli sicuramente del depuratore, che diciamo, in questo momento Sant'Ambrogio non ha una mappa delle fogne di Sant'Ambrogio, ma una situazione del depuratore che è disastrosa assolutamente. Non abbiamo un depuratore in effetti, abbiamo un pennellamare che va a scaricare a circa 50 metri forse dalla riva. Quindi noi scarichiamo direttamente a mare, ci sono due vasche che però a quanto pare non sono attenzionate. E in questo, diciamo, io diciamo, adesso purtroppo perdonatemi, non ho questa grande capacità di linguaggio, quindi sono poi molto No, no. passionale e quindi saltellerò sicuramente. Quando parlavo di comunicazione, di interesse, diciamo, facevo riferimento anche al sindaco, per cui diciamo, molti del posto si sono spesi sicuramente. Noi siamo riusciti ad avere un'interrogazione del sindaco riguardo al depuratore di Sant'Ambrogio, che lui aveva rivolto al sindaco Guercio. In questa, interrogazione il sindaco, riteneva giusto, assieme a tutto il PD, diciamo, attenzionare qual era la situazione reale della situazione del depuratore di Sant'Ambrogio, denunciando grave, era un'interrogazione che il sindaco intendeva fare l'8 ottobre 2010, quindi
meno di 2 anni fa, denunciando la grave situazione di questo depuratore. Io adesso non potrò leggere tutta questa, mi sembrerebbe superfluo andarla a leggere, però alcuni punti, diciamo, che diciamo, desidero sottolinearli. Il sindaco Lapunzina diceva che... Allora consigliere. Sottolineava che in data del 7 ottobre l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ha provveduto ad effettuare alcuni campionamenti presso il depuratore di Sant'Ambrogio, che ha avuto un esito classificato come tossico. In tale circostanza è stato accertato altresì che dai parametri esaminati si deduce che il campione analizzato non rispetta i limiti di cui la tabella 3, non so che, per quanto riguarda l'odore, l'azoto, l'ammonicale, diciamo questi termini che io non riesco a... E poi diceva chiaramente ritenuto grave il comportamento omissivo dell'amministrazione comunale, l'operato del responsabile del servizio urbanistica che ha continuato a rilasciare nuovi permessi a costruire una situazione che già da diversi anni appariva fortemente critica. Scandaloso quanto è stato appurato dai sopralluoghi presso il depuratore di Sant'Ambrogio, non rispettosa del proclamato principio del comportamento etico di cui la società APS dice di ispirarsi, la gestione della rete fognaria dell'attività di depurazione dei liquami posta in essere nel comune di Cefalù, e chiudeva per quale motivo, cioè valutato insostenibile insostenibile il protrarsi dei metodi di gestione del servizio posti in essere attualmente dalla società Acque Potabili Siciliane, che è quella che ancora aspettiamo l'ultimo parere, interroga per conoscere per quale motivo il comune di Cefalù ha continuato a rilasciare nel tempo permesso a costruire fortemente, nonostante fossero già note le grave, scusatemi, io ho gli occhiali e non riesco a leggere bene, per quale motivo il comune di Cefalù ha continuato a rilasciare nel tempo permessi a costruire, nonostante fossero già note le grave reflenze, che sottodimensionamento dell'impianto, vabbè, questo era quello di Sant'Antonio pure. Però dico, queste erano, diciamo, così si poneva il sindaco, e per noi il sindaco era, diciamo, di Sant'Ambrogio, e lo è attualmente ancora, diciamo, una persona per cui moltissimi hanno votato, una persona che vedevamo tantissimo a Sant'Ambrogio, è stato con noi in tante battaglie, e in questo, adesso noi altri vogliamo che lui possa essere il nostro, diciamo, più di ogni altro, la persona che possa darci un sostegno in questa nostra causa. Una domanda: voi avete avuto un incontro col sindaco? Noi abbiamo avuto un incontro col sindaco. Cosa è uscito fuori da questo incontro? Quello che viene fuori da tutta questa situazione è che abbiamo le carte. Sulle carte noi possiamo andare. Ma il sindaco cosa vi ha detto? Cosa è uscito fuori? Qual è il chiediamo al di sindaco e cosa lui non ci dice? Noi diciamo al sindaco che questa situazione di Sant'Ambrogio deve essere attenzionata. Oltre a questa lottizzazione, ci sono già in atto altre lottizzazioni. Il nostro problema è questa lottizzazione sicuramente, ma il problema vero è che già con tutto il resto delle lottizzazioni che sono già pronte, la situazione di Sant'Ambrogio diventerà drammatica, letteralmente drammatica, perché se non si riesce a fare una variante che possa porre fine, porre un limite in ogni caso, ma una fine a queste lottizzazioni, Sant'Ambrogio non potrà assolutamente. Noi abbiamo un problema grossissimo. Abbiamo una sola strada di accesso per Sant'Ambrogio. C'è un ponte che è pericolante. Sono situazioni che sanno tutti. E abbiamo viabilità. Tutta questa lottizzazione, che saranno 200 persone, che sarà nella zona? Nella zona alta del paese. Praticamente per arrivarci bisogna attraversare il tratto che dal Belvedere porta alla piazza. Quindi in una strada che si restringe di molto, dove determinati camion non possono entrare, supermercati Sant'Ambrogio, praticamente il camion non può arrivare là in quel posto, perché si restringe e deve lasciare la merce prima. Io lascio immaginare cosa può comportare per Sant'Ambrogio la costruzione di questa, diciamo, la realizzazione di questa lottizzazione. Cosa potrà determinare nel futuro per la viabilità? Io dico, il Consiglio ha, diciamo, le mani legate, dicono, ma io penso che non si debba solo limitare esclusivamente a ratificare quello che gli viene portato. Noi ci troviamo in situazioni in cui la realtà non la si conosce. Anche l'ingegnere Duca
ci dice che conosce Sant'Ambrogio perché una volta ci è venuto. Io dico, non si possono rilasciare lottizzazioni, violentare un territorio, determinare il futuro di un territorio senza assolutamente conoscere la realtà. È una realtà diversa. Io veramente sfiderei, non voglio essere critico con i consiglieri, però dico, quanti di loro conoscono realmente quella situazione? Quanti la vivono? Non lo so. Io dico, quanti veramente conoscono e possono dire oggi, io conosco quella realtà e capirò che cosa potrà succedere nel tempo. Io dico, è un borgo di una, io penso, di una semplicità. E l'andarlo a violentare significherà sacrificare sicuramente un'economia esistente. Ci sono, ripeto, turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, non verranno più. E questo tipo di turismo che si vuole andare a realizzare, questo tipo, sicuramente non porterà a Sant'Ambrogio economia. Questo si può capire sicuramente. Saranno delle villette che verranno abitate. Noi abbiamo già qualche piccola, c'è un caffè, un altro residence là. Sicuramente non sono le economie che in questo momento dà sostegno a molte famiglie, verrà a mancare.